Una nuova stretta appare inevitabile perché la curva del contagio è tornata a crescere. Dal 7 gennaio dunque nessun bomba libera tutti, ma l'entrata in vigore di una zona gialla rafforzata. Ci saranno nuovi criteri per il calcolo dell'RT, l'indice di trasmissione del contagio, che decreta le zone arancioni e rosse regionali. E poi un nuovo giro di vite nel fine settimana con l'introduzione delle zone rosse nazionali. Significa chiusure di bar, ristoranti, negozi, centri commerciali, oltre a vietare movimenti non essenziali. Per gli altri giorni in arrivo ulteriori limitazioni alla circolazione intercomunale e interregionale. Le attuali proiezioni degli esperti indicano che una nuova impennata di casi è alle porte, frutto dell'allentamento delle misure fino al 24 dicembre. Poi potrebbe vedersi l'effetto delle restrizioni delle feste, ma non è ancora chiaro quanto peseranno i ritrovi familiari e tra amici. Nel dubbio, il governo ha voluto anticipare la scadenza dell'attuale DPCM, fissata per il 15 gennaio. Con i nuovi criteri di calcolo dell'RT, 6 regioni, Calabria, Liguria, Veneto, Basilicata, Lombardia e Puglia, diventeranno arancioni dopo l'Epifania e a rischio ci sono pure Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia e Marche. Mezza Italia, in cui sarebbero chiusi bar e ristoranti e vietati i movimenti tra comuni. In tutto questo la Toscana non pare correre rischi, se non è la migliore, si piazza tra le 3 più virtuose in questo momento. Quella con l'incidenza del contagio più basso d'Italia rispetto alla popolazione, con i parametri tutti sotto la soglia di rischio.